Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, siccome oggi ho un po' di tempo, ho detto ne approfitto e faccio un po' di video. Allora, il primo video di oggi sarà su dei prodotti che ho ricevuto. Un regalino che mi ha fatto una mia iscritta, che anche io sono iscritta al suo canale, ci seguiamo anche su Instagram e lei già avrà capito sicuramente di chi sto parlando, di Fabio Estetica. Ciao Fabi, un bacione e ancora grazie. Per chi non lo sapesse, noi in pratica siamo della stessa regione, solo di due province diverse. E Fabio, oltre ad avere un canale, è un estetista, quindi è un centro estetico che utilizza i prodotti bio. E mi sono promessa che prima o poi andrò a trovarla. Magari ci facciamo un giro da Sephora, come ti dicevo. Mi ha mandato praticamente dei sample di alcuni prodotti con cui lei si trova bene, perché oltre ad avere questa provenienza, va, diciamo così, in comune, abbiamo anche la stessa tipologia di pelle e di capelli, cioè grassi. Allora, quindi iniziamo, vi faccio vedere le cose che mi ha mandato. Allora, vi faccio vedere l'unico prodotto che ho provato per il momento, che è lo scrub viso ai frutti rossi, quello nuovo di Biofficina Toscana. Allora, io questo l'avevo visto in anteprima al Sana e l'avevo solo swatchato, diciamo così, sulla mano, ce l'avevano fatto provare e già avevo visto che era veramente ottimo e l'ho utilizzato solo una volta, quindi non è, cioè, non è una recensione, niente di che, soltanto per farvi vedere i prodotti che mi ha mandato. Comunque l'ho provato, lascia una pelle liscia, morbida, cioè veramente fantastico. E poi non ne serve neanche tanto. Infatti, una cosa che spesso vedo fare è buttarsi quintalate di scrub in faccia, cosa che non ce n'è assolutamente bisogno. Poi mi ha mandato il gel d'aloe vera della Kobashi all'interno di questa confezione. Allora, a me questo gel lo vedevo sempre utilizzare da Carlita Dolce, questa Kobashi che se non mi ricordo male ha un flacone blu scuro e mi ha sempre incuriosito, quindi sono stata veramente contenta di riceverlo, anche perché io come gel d'aloe ne ho provati due, quello della, come si chiama? Della Omia, e non mi dispiaceva, però vedevo che comunque utilizzava tantissima gente quello della, i nomi, porca miseria, stamattina, quello della Equilibra e l'ho comprato, però è veramente molto scomodo come contenitore perché esce fuori tutto, si spreca veramente tantissimo, non mi piace per niente la confezione. Poi mi ha mandato il siero uniformante al fior di loto della So Bioetic, dato qui dentro. Questo sono veramente curiosa di usarlo. Il siero uniformante. Comunque, essendo un siero, si dovrebbe assorbire in fretta, a differenza di alcune creme, quindi proviamo. E poi il contorno occhi Radiance della Barbies. Barbies è un brand fantastico, cioè io avevo il lip balm, sì, nella giarrina di metallo, insomma, di latta. L'unica cosa che non mi piaceva è che sapeva di menta. A me purtroppo le cose sulle labbra di menta non piacciono, cioè non è una profumazione che gradisco particolarmente sulle labbra. E poi mi ha mandato una saponetta del sapone Cocco e Oliva della Thea Natura all'argan e gasol. Questo pure lo voglio provare perché il gasol mi intriga. Avevo provato una volta proprio solo il gasol a polvere per lavare i capelli, ma non mi ero trovata bene purtroppo perché ne avevo presa poca e vedete quanti capelli io dovrei prenderne, tipo un chilo. E poi mi hanno mandato un sample della crema viso purificante opacizzante per ragazzi puri Natura Equa. Questa ce l'ho anche io, solo che non l'ho utilizzata perché sto utilizzando altre creme al momento, insomma. E quindi questi erano i pensierini che mi ha fatto Stefi, che ringrazio ancora. E poi in questo video includerò anche due prodotti che mi sono stati inviati da un sito americano. Infatti vi voglio un attimino spiegare come funziona. Questo sito si chiama tomoson.com, se non ricordo male, comunque ve lo lascio scritto.
praticamente una volta che vi registrate, per chi ha un canale YouTube, chi ha un blog, chi fa recensioni, non lo so, anche su Instagram, su Twitter, perché ho visto ci sono parecchi social che si possono utilizzare. Ci si registra e nel sito ci sono veramente un sacco di prodotti, non solo di make-up e skincare, haircare, ma proprio in generale di elettronica, libri, tantissime robe. E praticamente vi candidate per ricevere il prodotto. Potete essere, anche se avete i requisiti giusti, non è detto che vi scelgano. E l'unica pecca però del sito è che essendo americano, la maggior parte dei prodotti sono americani e di conseguenza quelli spediscono solo in America. Quindi è stato veramente difficile trovare un venditore che appunto potesse spedire anche in Italia. Allora, quindi vabbè, io praticamente dovrò fare una recensione tra un mese, quindi tra un mese ci vediamo e vi dico come mi sono trovata con questi due prodotti. Dovrò fare appunto una recensione, immagino in inglese, quindi non so se farò il video in inglese, magari sottotitolato in italiano o viceversa, perché dato che comunque lo deve vedere l'azienda, non lo so sinceramente, però dato che il mio canale è in italiano, io credo di farlo in italiano e poi di tradurlo sotto in inglese. Non lo so, mi piacerebbe farlo un video in inglese, però non lo so. Ho un po' paura, anche se io studio lingue straniere, quindi dovrei farli sempre in inglese i video in realtà e in spagnolo. Vabbè, allora vi faccio vedere i prodotti che mi sono arrivati. Allora, mi è arrivato questo. La marca innanzitutto era Bona Piel e questi sono i prodotti. No, perché da una parte. Allora, questo qua è un siero della gioventù con vitamina C. 20% di vitamina C e acido ialuronico, serve per illuminare e tonificare il tono della pelle, ridurre le macchie del sole e dell'età. Allora, io l'inci ve lo metto da qualche parte perché non credo che così riusciate. Ah, no, sì, si legge. Se l'inci. E l'altro ha l'inci coperto, no, ce l'ha qua, ok. Quest'altro prodotto, adesso vi dico che cos'è. Qui, come vedete, ci sono dei peg. Io, se vi devo dire la verità, non mi sono messa lì a cercare col mio dizionario tutti gli ingredienti, assolutamente. Però, insomma, non credo, mi auguro che non siano schifosi. Però vabbè, ce li ho, quindi li devo utilizzare. E quest'altro che vi stavo facendo vedere è invece una crema idratante con il Matrixil, che non so che cosa sia, e l'acido ialuronico anche qua, e vanno utilizzate insieme. Allora, il siero, vi faccio vedere anche com'è dentro. Eccolo qua. Si apre e c'è appunto la pompetta. Allora, il siero è di un colore arancione, molto molto liquido. Infatti, quando lo metto, io lo metto sempre nel dorso della mano, tendo un po' a scivolare, quindi devo fare in fretta. E lo applico sul viso e sul collo. Faccio assorbire, che si assorbe comunque da quello che ho visto subito. E poi metto la crema, che eccola qua. Questa si vede che è bianca invece. Questa sa di menta. E secondo me, oltre a sapere di menta, perché c'è scritto nell'inci proprio in fondo, c'è l'olio essenziale di menta e l'estratto del tè verde. Secondo me c'è anche un sentore di liquirizia. Ne sono proprio sicura. E va bene, ragazzi, quindi cioè, questo era il video appunto delle cose che ho ricevuto. Quindi ringrazio ancora Fabi e ringrazio anche, non so chi dovrei ringraziare, Tomoson, la Bona Piel. Adesso vedremo un po' di provare questi prodotti, ovviamente vi farò sapere anche voi come mi sono trovata. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, insomma, vi abbia fatto almeno scoprire questo sito. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!